L'Iran non volta pagina, anzi puntella quella aperta 4 anni fa. Il riformista moderato Hassan Rouhani stravince al primo turno e si conferma presidente del gigante persiano. L'uomo che 2 anni fa è stato capace di chiudere lo storico accordo sul nucleare può continuare ad aprire all'Occidente, come lui stesso conferma nel primo messaggio alla TV pubblica dopo la rielezione. Ieri il popolo ha respinto la chiamata di coloro che volevano restituirci al passato, afferma Rouhani, che ringrazia la nazione iraniana per la massiccia partecipazione alle elezioni presidenziali. Ha votato il 70% degli elettori. Il presidente uscente ha conquistato 23 milioni e mezzo di voti, il 57% del totale, 20 punti in più del candidato dei conservatori Ebrahim Raisi, appoggiato dal grande Ayatollah Khamenei, l'iraniano più potente, che commenta così: il vincitore delle elezioni è il popolo iraniano che con l'istituzione islamica è riuscito a conquistare la fiducia di questa grande nazione nonostante le trame e gli sforzi dei nemici. Tanti giovani che hanno votato per Rouhani. Sono contenta che sia stato rieletto, sono molto felice, dice questa giovane e bella cittadina della capitale Teheran. Molai è uno studente universitario, si aspetta ora che il presidente rimuova tutte le sanzioni in base all'accordo sul nucleare. È questa infatti la sfida principale di Rouhani, far risalire l'economia affossata da troppi anni di sanzioni internazionali.